Ad oggi le notizie che abbiamo sono quelle ovviamente già date dal signor prefetto, cioè che le due navi, sono due, arriveranno una domani nel tardo pomeriggio verso le 7 di sera e l'altra dopodomani alle 11 circa della mattina. Per le operazioni di sbarco, di prima accoglienza, di identificazione, eccetera, primo accertamento sanitario, eccetera, tutte le operazioni. L'organizzazione per tutte le operazioni che si svolgeranno a bordo delle navi e sulla banchina destinata, cioè la banchina 22 del porto, tutte le operazioni, diciamo, necessarie sono in corso di organizzazione, di realizzazione a cura e sotto la direzione del Ministero degli Interni attraverso la prefettura di Ancona. Quindi in relazione allo sbarco e alle operazioni di sbarco, ovviamente bisogna essere sempre attenti alle possibili variabili che possono intervenire, però mi sento di dire che insomma per le notizie che la prefettura stessa ci ha confermato e che il prefetto ha formalmente dichiarato, credo che non dovremmo averci particolari criticità. Sul dopo, cioè su dove verranno poi destinate queste persone che sbarcheranno qui al porto d'Ancona, su questo siamo in attesa di notizie, come diceva lo stesso prefetto, perché la destinazione di queste persone nell'ambito del sistema d'accoglienza nazionale, nelle diverse strutture presenti sul territorio nazionale, spetta al Ministero degli Interni, cioè al governo, e che lo comunicheranno attraverso la prefettura. Quindi siamo in attesa di notizie dal governo.